Oggi siamo qua con la scuderia Veltro in gita scolastica e siamo a vedere una collezione ufficiale di Fiat all'Heritage Hub di Torino. Stiamo per entrare all'interno e stiamo per vedere una collezione tra Fiat, Lancia, Alfa Romeo e anche delle Abarth storiche che hanno segnato la storia di questi marchi. Non vedo l'ora, anche perché è difficilissimo entrare in questo posto qua, siamo riusciti prenotando tramite scuderia, non vedo l'ora. Da dove partiamo? Chiuso questo capannone dove non si produceva più, si è deciso nel 2017 di farlo diventare l'Heritage Hub, cioè in pratica di farlo diventare un una sorta di museo. Logica. Allora, questa è una Fiat S61, è un'auto. Queste però le conosciamo meno che le auto. Sì, sì, va bene, le auto concettuali, elettriche, tutto quello che volete, ma qua si parla la mia lingua adesso. Qui ci vediamo, allora queste Lancia destra sono delle integrali da corsa, da rally, però... E noi con questa qua siamo andati al Monte Carlo 2023 camperizzandola, adesso vederla qua fa uno strano effetto. Quante volte capita di vedere un S4 stradale e un 037 stradali così vicini assieme? Mi pare che per omologazione ne avessero prodotti 200 di uno, 200 dell'altro, qualcosa del genere. Bellissimo. Questa invece è un'altra Delta che hanno utilizzato praticamente semistradale per poi testare su neve, mi hanno detto. Quelle che hanno poi corso. Thank you.
questa anche probabilmente non la rivedrò mai più, una Panda Car che aveva corso nel 2003-2004 l'edizione della Dakar Rally. E ovviamente, come poteva mancare, la Delta S4 Gruppo B, probabilmente una delle auto da rally più iconiche di sempre. Questa pure. Questa probabilmente anche non la rivedrò mai più, perché è un modello prototipo di quello che doveva essere dopo i gruppi B, il gruppo S, ancora più prestanti e ancora più leggeri. Mostro. E dopo i gruppi B dovevano esserci questi gruppi S, ma in realtà, come sappiamo ben dalla storia, ci sono stati i gruppi A. E questa qua, diceva la guida, che è stata l'ultima ad avere la livrea rossa, e questa livrea rossa qua l'hanno interrotta perché nelle foto all'epoca, che erano ancora in bianco e nero, il logo Martini non si vedeva come sulla livrea bianca. Questa cosa, quindi comunque la mia concorreva, cosa è poi successo? È un po' un passare, però comunque E questa qua è quella che faceva rosicare tanto i francesi, che la chiamavano Beta Gagné, cioè la bestia per vincere. Ha vinto tutto quello che si poteva ai tempi. E la 037 è stata un'auto importantissima perché è stata l'ultima nel mondiale rally a vincere a trazione posteriore contro le Audi 4. Una vittoria mostruosa. Quando l'Alfa correva nella Formula 1. E anche questa mostra ce la siamo portati a casa. Io voglio solo ringraziare la Scuderia Veltro per questa magnifica gita di oggi, che se non era per loro ovviamente non riuscivamo ad entrare a vedere tutte queste auto. Quindi grazie alla Scuderia Veltro, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Noi come...